strumento e sul territorio i vari compagni possono chiederci, avendo un compagno dello spessore di Paolo Varrucci, no? Un intervento specifico per fare dei seminari, proprio per arrivare a lavorare in modo massiccio e di formazione, perché la cosa tragica oggi è che il nesso tra Costituzione e società è venuto meno, perché sono 25-30 anni che si è fatto dei passi indietro nella comprensione di questo legame inscindibile. Quindi è fondamentale che su tutti i territori, diciamo, del nostro paese si riapra una discussione seria su questa cosa, anche per dare vita a questo movimento, perché questa Costituzione, ragazzi, entro quest'anno ce la fottono. Quindi il problema è che è inutile fare poi le manifestazioni del 25 aprile pensando, no, che è tutto come prima. No, è il tradimento del 25 aprile che c'è in corso. E così su tutte le questioni, non si può fare una manifestazione per avere la sanità pubblica quando nella nuova Costituzione che introdurranno non sarà più pubblico nulla, sarà tutto trasformato secondo le logiche d'impresa, quindi anche la salute viene mercificata, così l'acqua pubblica, così tutte le cose, perché la logica d'impresa sarà l'elemento determinante come in tutte le Costituzioni occidentali dove gli interessi dei capitalisti sono messi al primo posto. La proprietà privata diventa l'elemento centrale, mentre da noi non c'è la proprietà privata come elemento centrale, è subordinata alla sua funzione sociale, e questa cosa va capita bene, insomma. E secondo me bisogna fare un bel lavoro nelle scuole, dappertutto. Difatti, grazie ai compagni di questa sezione senza partito, ma che opera nell'indirizzo di ricostruire il Partito Comunista, partendo proprio dalla difesa della Costituzione, perché chi definisce oggi comunista e non capisce che i comunisti sono stati gli artefici di questa Costituzione, partendo dall'esperienza bolscevica, appunto, no? Dall'esperienza anche della Comune di Parigi, no? Dall'esperienza della, diciamo, anche di stampo repubblicano che c'è stato con la Repubblica Romana, no? E abbiamo messo insieme il meglio del pensiero politico sociale, e questa Costituzione nasce grazie a dei pensatori forti che hanno avuto sulla loro pelle, hanno fatto esperienze nella guerra di Spagna, nelle lotte antifasciste e sono riusciti a darci uno strumento politico enorme che, appunto, essendo uno strumento politico, ci permette di resistere agli attacchi, diciamo, dell'avversario, perché appunto contrasta la logica di questa Costituzione, le mire che le imprese, i capitalisti, i banchieri hanno rispetto ai nostri interessi. Quindi il problema nostro è quello, appunto, di fare una battaglia, perché dentro questa battaglia qui nasca anche il nuovo Partito Comunista. Oggi chi non è qua sta oggettivamente o in buona fede o in mala fede, sta col padrone, perché non difendere la Costituzione nata dalla Resistenza significa proprio fare il più bel regalo al nostro capitalismo, che per di più è un capitalismo, a differenza di altri paesi, molto asservito, no, alle logiche dell'imperialismo, essendo collocata l'Italia poi geograficamente in un determinato luogo. Quindi direi di cominciare i lavori. Diamo la parola al nostro segretario Domenico Marino, che ci illustra brevemente cosa dobbiamo fare. Giusto qualche punto prima della relazione del compagno Paolo Varrucci. Compagni, è molto importante ritrovarsi oggi, e soprattutto è molto importante ritrovarsi in seguito, perché comunque queste non sono discussioni o battaglie isolate, sono battaglie che devono essere portate avanti. L'impianto teorico c'è tutto, abbiamo il vademecum del compagno d'albergo, quindi, che veramente rappresenta un... Io l'ho letto da poco e devo dire, cioè in poche pagine ha racchiuso quella che è il significato della Costituzione e le battaglie progressive che devono essere fatte unite alla Costituzione.
La battaglia in difesa della Costituzione è centrale per tutto quello che deve essere, che poi la politica che deve essere fatta dopo, perché non si può difendere i diritti sociali, il diritto al lavoro, senza considerare la Costituzione. Chi parla a sinistra di Costituzione borghese non ha mai letto Marx e Lenin. Su questo si può dire, perché non si può assolutamente affermare che una Costituzione sociale, che è, come dire, che ha un socialismo progressivo, no? In divenire non può essere considerata borghese, assolutamente. I detrattori la definiscono bolscevica, magari non è propriamente bolscevica, ma l'impianto è stato preso, cioè, a piene mani da quella che prima di questa era la Costituzione più avanzata del mondo, che era la Costituzione sovietica. Adesso lo possiamo dire, nonostante sia stata svilita, depotenziata, quello che volete, che ad oggi è la Costituzione più alta nel mondo, che molti paesi, soprattutto in America Latina, ci invidiano e studiano. Quindi è una Costituzione comunque che ha permesso poi al Partito Comunista di portare avanti battaglie vincenti per quello che è stato un trentennio subito dopo la guerra. Voluto, non ci sarebbero state tutte quelle vittorie, non avremmo ad oggi lo Stato sociale che ancora ci tiene in piedi e non porta veramente la classe proletaria a colare a picco. Una battaglia insieme alla questione costituzionale va considerato anche l'impianto parlamentare, no? L'impianto parlamentare è fondamentale, la Repubblica lo dice D'Albergo anche nel suo opuscolo, che non si possono scindere le due cose, quindi la battaglia della Costituzione deve essere una battaglia anche per la nostra forma parlamentare, che sicuramente è una delle forme più democratiche. Va bene, la democrazia è di impostazione liberal borghese, però Marx faceva dei distinguo incredibili quando si parlava di democrazia. Dice, sì, la democrazia così com'è permette la dittatura della borghesia, però non si può paragonare una repubblica presidenziale o parlamentare o comunque un impianto democratico con un impianto assoluto così com'era in Germania o com'era in Russia. Quindi, cioè, sicuramente, diceva Marx, è più facile, no? Lo dico in modo brutale, però il senso era quello, è più facile che avvenga il socialismo, è più facile fare battaglie per il miglioramento della società, quindi per un raggiungimento del socialismo, che non è il comunismo, in una fase democratica piuttosto che in una fase assoluta. Quindi quando molte volte a sinistra si dice però la Costituzione, il parlamentarismo, tutta una borghesia, bisogna rivoluzionare tutto, bisogna buttare tutto all'aria, sono delle merite stupidaggini, è un radicalismo che non appartiene alla tradizione comunista, e quando parlo di tradizione comunista parlo di Marx, Engels e Lenin, e chiunque la pensi diversamente che vada a leggersi i testi e a smentirmi in questo senso, perché comunque ma è molta questa confusione. Se noi vogliamo far parte veramente di una tradizione, una delle migliori tradizioni politiche, che è la tradizione del materialismo dialettico, dobbiamo essere coscienti di questo e non farci abbindolare da finti radicalismi che non hanno niente a che fare con il movimento comunista. In questo, nonostante le difficoltà, perché comunque il PCI era un partito anche variegato, con ampie, diciamo, frange liberali all'interno, è stato uno dei portatori del pensiero marxista, tra Gramsci, anche Togliatti e Berlinguer, più innovativo e più efficace. È più efficace, perché la rivoluzione come atto violento, una rivoluzione come atto violento, Lenin la specifica in determinate situazioni. Quando tu hai già determinate libertà, quelle libertà vanno difese per migliorarle, non buttarle a mare per fare cosa dopo. Dici, butti la democrazia parlamentare, fai il presidenzialismo, è meglio dopo, non è meglio dopo. Butti la Costituzione perché è borghese,
a rifarne un'altra sarà facile, stai buttando a mare quello che è stato il sacrificio dei partigiani, perché la Costituzione è una Costituzione sociale antifascista e questo è un valore internazionale, un valore universale assolutamente. Quindi dobbiamo ben inquadrare tutti questi argomenti, non fare come può fare il Bobbio della circostanza o qualcun altro, sì, in difesa della Costituzione, così come giusto come impianto legislativo che poi non viene utilizzato, ma come impianto politico per battaglie politiche, quello deve essere la finalità. E questo si può fare naturalmente se si ha una rappresentanza politica ampia, se la classe di riferimento ha un partito che in qualche modo possa convogliare queste battaglie, perché fin quando c'era un partito comunista con gli alti e bassi all'interno del Parlamento era difficile, ci hanno provato a ribaltare la Costituzione, ma hanno sempre trovato un muro, e quindi in 30-40 anni non è stato possibile. La prima volta ci hanno provato con la legge truffa, ci hanno messo 40 anni, la Seconda Repubblica è un regime di incostituzionalità. La Seconda Repubblica, quella che doveva essere invece il passo in avanti, cioè la presa del potere del PCI e formare veramente una nuova Repubblica, una Seconda Repubblica basata su principi, su altri principi, è stato fatto un golpe, prima nel PCI, poi nella nostra società, che ha portato una Seconda Repubblica all'insegna dell'incostituzionalità, con la prima bandiera, tanto abbiamo avuto i Ciampi, questa è tutta gente veramente che si è mossa nell'incostituzionalità più palese, per finire con Napolitano. Quindi senza un partito, senza un fattore soggettivo, tutte queste battaglie, per quanto buone, per quanto insomma generose, hanno come dire, le gambe tagliate. Quindi dobbiamo portare avanti questa battaglia insieme, anche perché è una battaglia di ampio respiro, insieme alla parola d'ordine di riformare un partito comunista. E riformare il partito comunista non si fa come fa Rizzo, cooptando questo, cooptando quello, prendendo quest'altro, ma si fa, dando alle persone, mettendo al centro le persone, sono le persone che devono rifare il partito. Noi abbiamo avuto uno dei più grandi pensatori della storia, che è Gramsci, e Gramsci diceva questo, Gramsci diceva che in ogni località, ovunque è possibile fare delle cellule, delle case matte, i consigli di fabbrica che in luce dovevano essere i soviet, poi per la società a venire. Quindi, partendo dal pensiero di Marx, ricostituire orizzontalmente il Partito Comunista, perché se si aspetta che venga il capo di turno, no? Il gran capo di turno per fare il Partito Comunista, si fa come il buco dell'acqua, si crea una setta come quella di Rizzo o altri partiti che si dicono comunisti ma hanno perso ormai ogni valore, tengono giusto il nome, forse non si sa nemmeno perché, prendiamo il tipo Rifondazione Comunista, i comunisti italiani, tutto si può dire di Ferrero, nonostante una certa base magari ancora ci crede, ma tutto si può dire tranne che comunista. E tutti questi partiti non hanno portato nessun cambiamento alla società, perché non avevano un legame con la classe di riferimento. Quindi dobbiamo impegnarci soprattutto ovunque è possibile, ovunque abbiamo una possibilità, di costituire dei nuclei per formare delle sezioni. Prima si formano le sezioni e poi si forma il Partito Comunista. Non si può fare l'inverso, non è la fase storica, nel senso che si formano delle sezioni con l'idea del Partito Comunista, ma se si pensa che qualcuno prima costituisca il Partito Comunista e poi si facciano le sezioni, oggi non è possibile questa cosa qua, perché ci deve essere una presa di coscienza, da parte di tutti. E se vogliamo una democrazia partecipata, allora la partecipazione avviene col protagonismo delle masse, non col protagonismo del leader di turno. Quindi tutte queste cose vanno bene inquadrate bene e portate avanti. Io sono contento insomma che ci sia oggi una buona partecipazione, dovrà sempre di più crescere, dovremo essere sempre più in tanti. Inizialmente magari si farà un lavoro un po' più ristretto per dare delle basi rigide, delle basi forti, per poi portare nella società, perché non si può pensare di fare delle battaglie come quella della Costituzione senza considerare le masse. Però è anche vero che bisogna, magari inizialmente essere pochi buoni con le idee ben precise, un'avanguardia rivoluzionaria.
vorrei chiudere così, passo la parola a Paolo, che vedo insomma che corregge, ma penso che vada bene sicuramente. Grazie. No, dunque, innanzitutto...